Buonasera a tutti e bentrovati da Deborah Carletti qui sul 2S4 del Digitale Terrestre, in questo spaziale programma interamente dedicato allo sport al femminile. Eh sì, eccoci qui Deborah, buonasera anche da Alessia Di Bella qui al 264 Cusano Italia TV per seguire il programma Colpo di Tacco. Come sempre parleremo di uno sport ben preciso. Eh sì, oggi avevamo pensato di parlare di Lula Hoop, ma per mancanza di strumenti e attori ci siamo ritrovati a parlare della pallavolo. Campionato di pallavolo in corsa, ma soprattutto un campionato pieno di tanti cambiamenti repentini ed improvvisi. Infatti quest'anno non solo per la pallavolo, ma per tutte le discipline si è stati costretti a stop, rinvii, insomma, tanti cambiamenti. Quest'anno il Covid diciamo che ci ha messo a dura prova, ha messo a dura prova un po' tutte le nostre vite, però noi ci siamo ben adattati, stiamo convivendo con questo virus, ahimè. Ma per quanto riguarda gli atleti, non tutti si sono fermati e hanno continuato ad allenarsi imperterriti. Vediamo qualcuno che si allena a casa anche da solo. Diciamo, oltre a queste vesti, dobbiamo dire che molti si sono anche ingegnati per allenarsi da soli e anche molto bene. Che ingegno! Lui si è allenato a casa, ma addirittura c'è chi ha simulato una vera e propria partita di campionato in casa tra una stanza ed un'altra. Guardiamo insieme. Battuta il capitano Andrea Lucchetta, ricezione Iago, palla per testa in seconda linea, portiamo ancora a rete Lucchetta, Paolo Berardi. Insomma, questa dovrebbe essere anche una challenge, un qualcosa che è stata lanciata con la carta igienica. Al di là di tutto ciò, Conte ha parlato per tutti e ha parlato anche a tutti gli atleti della pallavolo e ascoltiamo quindi veneranti le sue parole. Il 18 giugno, vi anticipiamo, consentiamo anche ad alcuni pallavolisti di riprendere l'attività qualora rispettino determinati requisiti. Attenzione però, che nessuno pensi che anche i più scarsi possano partecipare all'allenamento. Bisognerà saper fare almeno 100 palleggi di fila sulla testa. Quelli che invece sono dei veri e propri spigoli viventi potranno continuare ad allenarsi tranquillamente a casa col muro. Se l'attaccante avversario dovesse tirare in una zona di conflitto, la palla va lasciata cadere per non frangere la distanza di sicurezza. Il pallone dovrà essere disinfettato tra un punto e l'altro. Sarà altresì vietato darsi il 5, le pacche sul culo e qualsiasi altro contatto fisico. Chi non sa bere dalla bottiglia senza attaccarvisi potrà attaccarsi al ca. Chiaramente è una parodia, noi lo precisiamo. Ma bisogna dire che ha insegnato come si fa nei vari video. Comunque andiamo avanti. Bene, Covid o meno, noi dobbiamo fare cenno alle regole di questo sport. Come abbiamo sempre fatto, studiamo per voi le nozioni fondamentali di questa disciplina.
Allora, iniziamo subito. L'area delle partite è di forma rettangolare e comprende il campo di gioco che è 9 metri per 9 ed è delimitato da linee che fanno parte del campo stesso. È la zona libera, cioè la superficie esterna alla linea di delimitazione del campo. Quando invece non ci sono limitazioni e regole, ecco cosa può accadere. Vediamolo insieme. Parliamo adesso del campo. Il campo è diviso in due dalla linea di metà campo tracciata sotto la rete. In ogni metà del campo viene tracciata la linea d'attacco che è posta parallelamente a quella centrale, a tre metri di distanza da essa per delimitare appunto la zona d'attacco. La superficie di gioco in legno o materiale sintetico deve essere piana ed uniforme, chiaramente, così insomma i giocatori non sono ostacolati da un eventuale pericolo. Ma attenzione, c'è chi comunque può non prendere la palla e cadere. Secondo il regolamento della FIV, la palla deve essere in cuoio, vero o sintetico, e deve avere una forma sferica, ovviamente, una circonferenza di 65-67 cm, un peso di 260 o 280 grammi, una pressione interna che varia dallo 0,30 allo 0,32 kg per centimetri cubici. Ma vediamo oltre alla FIV chi ha testato il pallone con le proprie abilità e diciamo anche con qualche parte del corpo. Yeah. No wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white three on my body. Parliamo adesso della rete. Ancora dolorante per questo video. La rete è disposta ad un'altezza nella sua parte superiore di 2,43 cm per gli uomini, mentre per le donne di 2,24 metri, scusate, non centimetri. La misurazione deve essere effettuata nella parte centrale e in corrispondenza dei limiti laterali del campo, mentre sopra le linee laterali la rete può variare di non più di 2 cm oltre l'altezza appunto stabilita, a meno che non ci sia un intruso a giocare. Ma parliamo ancora della rete perché è uno strumento importante all'interno di questo sport. Infatti è larga 1 metro ed è lunga invece 10 metri. Due bande bianche verticali sono fissate nella rete e al loro interno vengono inserite le antenne, cioè due astine di 1,80 metri di altezza. A strisce bianche e rosse servono a delimitare lo spazio di passaggio della palla, ma la rete soprattutto serve a far capire dove deve valicare la palla. Non era proprio come in questo caso, deve andare oltre. Io lo rivedrei questo video. Andiamo. Con tanto di risatina finale. Adesso addentriamoci nella partita, che è divisa in set, i quali vengono vinti dalla prima squadra che arriva a 25 punti, con almeno 2 punti di margine dall'altra. In caso contrario si va avanti ad oltranza finché il margine di una delle due non arriva a 2 punti. Dinghe, attacco difeso da Paolo Econo. Alzata quella palla per Paolo Econo che attacca tutto a braccio per l'Italia! 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 Questo era per far capire proprio come anche un cane può esultare dopo la rete e la vittoria. La partita comunque si disputa al meglio di 5 set, ossia vince la squadra che ne conquista 3. Nel caso si arrivi ad un punteggio, come abbiamo detto, di 2-2, il quinto viene chiamato tie break e viene giocato a 15 punti, sempre con il vincolo dei 2 punti di scarto, ovviamente. E una volta vinto, ognuno è libero di festeggiare come meglio crede. Che esultanza! Ci dovremmo provare anche noi. Secondo me non ci finisce un'altra challenge.
Passiamo ai ruoli. I ruoli dei sei giocatori in campo che sono: abbiamo il palleggiatore o l'alzatore, il centrale, chiamato anche centro, abbiamo poi lo schiacciatore laterale o attaccante, o mano o ala, o banda o martello, si può chiamare in mille modi. Poi abbiamo lo schiacciatore opposto contromano, detto anche il fuorimano. Poi abbiamo il libero, si liberi in ogni senso di esercitarci da soli e fare anche punti in campo. Hey, something traumatic happened that changed my life, check. Al di là del lancio in italiano che abbiamo fatto, si sta esercitando comunque con la pronuncia in inglese, quindi un applauso glielo faremo la prossima volta. Allora, il giocatore al servizio ha a disposizione 8 secondi per battere dal fischio dell'arbitro. Per ogni azione di gioco, la squadra invece 3 tocchi di risposta. Nel caso di un quarto tocco, invece, l'azione è considerata fallosa. Ma è inutile fare la guerra per andare a conquistare la palla. So I play volleyball, and like, if you're wondering if I'm good or not, here's some of my highlights. Vi sono però alcune eccezioni a questa regola. Se un giocatore tocca la palla mentre sta effettuando il muro, la sua squadra può effettuare ancora 3 passaggi e il giocatore che ha murato può subito ritoccare la palla rimasta dalla sua parte della rete, senza incorrere nel fallo del doppio tocco. Ma attenzione, il muro serve per evitare situazioni come questa. Penso che anche quel giocatore, come la giocatrice di prima, sappia la fattezza e le dimensioni e soprattutto quanto pesa un pallone. Comunque andiamo avanti. Nella pallavolo ci sono 5 fondamentali, ossia il palleggio, il bagger, la schiacciata, il muro e il servizio. Vengono chiamati fondamentali in quanto devono far parte di ogni bagaglio di un giocatore. Dovrebbero essere quindi appresi fin dai primi anni della nascita di questo gioco fino invece alla vecchiaia. Monsieur Grégoire. Super, même Rivolaine, même Duhamel, super. Ouais, bien, même le marié, Monsieur Fleury. Hop. Vedete, in questo programma non diciamo, non parliamo solo in italiano, ma parliamo anche in inglese, come nel video, anche in tedesco, ci stiamo proponendo in tutto. Pure in francese. Proviamo. Bene, dopo questi brevi cenni a queste regole, no, per approcciarvi un po' tutti a questa disciplina che è la pallavolo, una splendida disciplina a mio avviso, andiamo a vedere il servizio che riguarda la storia della pallavolo, così scoprirete anche chi tra poco sarà con noi. Già nell'antichità esistevano giochi con la palla che possono essere considerati i predecessori della palla a volo. I romani, per esempio, eseguivano esercizi con la palla a scopo di divertimento e svago. La palla veniva colpita con la mano aperta, palmo rivolto verso l'alto. In Italia, una specie di palla a volo era giocata nel Medioevo e le sue origini possono essere ricercate addirittura in antichi giochi greci e romani. In Germania fu introdotto nel 1893 un gioco chiamato Faustball, ma il merito della costruzione della palla a volo in forma moderna, nata ufficialmente nel 1895, va riconosciuta a William Morgan, istruttore di educazione fisica presso un college del YMCA di Holyoke, negli Stati Uniti. La pallavolo ebbe subito un enorme successo. A differenza degli altri giochi esistenti all'epoca, questa non prevedeva contatto fisico e si basava sulla prontezza e sulla strategia invece che sulla forza. Era pertanto ritenuta rivoluzionaria nel campo dei giochi sportivi. Il primo campionato di pallavolo femminile italiano si disputò dal 15 al 17 agosto 1946. Nel marzo dello stesso anno 28 persone si ritrovarono a Bologna e diedero vita alla Federazione Italiana Pallavolo, la odierna FIPAV. Arnaldo Einhard, dirigente di una fabbrica di bottoni di San Paolo d'Argon, fu eletto primo presidente della federazione.
Le operaie della sua fabbrica formarono una squadra chiamata Amatori Bergamo che vinse i primi due campionati nel 1946 e 47 utilizzando come colore di maglia il bianco e il bordeaux. Un anno dopo la Federazione Italiana Pallavolo diventa membro aderente del CONI, creato nel giugno del 1914, per poi diventarne membro effettivo nel 1957. La Lega Pallavolo Serie A femminile sarà creata il 20 settembre 1987 ad Abano Terme per volontà della Lega Nazionale Pallavolo. Nel panorama pallavolistico italiano di oggi spicca un pezzo da 90 come Noemi Signorile, palleggiatrice reduce da 3 stagioni all'estero in Romania e in Francia. Torinese, classe 1990, fa il suo esordio in Serie A1 giovanissima con la maglia di Chieri nella stagione 2005-2006. È l'inizio di una lunga carriera che la porta a vestire le maglie di numerosi club, tra cui Bergamo, con cui conquista Scudetto e Supercoppa Italiana nella stagione 2010-2011, e Novara, con cui vince in Coppa Italia nella stagione 2014-2015. Nel 2010 ottiene la prima convocazione nella nazionale maggiore. In azzurro ottiene importanti successi, quali la medaglia d'oro alla Coppa del Mondo nel 2011 e ai Giochi del Mediterraneo nel 2013. Nella stagione 2017-2018 si trasferisce in Romania, nelle file del Bucarest, conquistando Scudetto e Coppa di Romania, mentre la stagione successiva, con la maglia del Cannes, mette in bacheca il terzo titolo nazionale della sua carriera, la Supercoppa di Francia, nel settembre del 2019. Conclusa anzitempo la seconda stagione con il club più titolato di Francia, Signorile è pronta a mettere a disposizione della Bosca San Bernardo Cuneo l'esperienza di una lunga carriera ricca di successi e l'entusiasmo di chi ha ancora tanta fame. Ebbene sì, abbiamo in collegamento con noi il capitano, nonché la più una persona che in questo campo, diciamo, ha molto da dire. Lei è Noemi Signorile. Ciao Noemi, ci senti? Ciao Noemi, sì, buonasera. Ciao a tutti. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Allora Noemi, sei pronta a raccontarci un po' di te? Certo. Allora, inizi da sola. Da che cosa nasce questa carriera? Raccontaci proprio gli albori. Ma allora, io sono cresciuta in una famiglia sportiva, perché mio papà giocava a calcio, mia mamma ha giocato a pallavolo e a basket, i miei fratelli anche hanno sempre fatto sport, quindi nella mia famiglia c'è sempre stato lo sport. E ho iniziato da piccola a scuola. Ho provato a fare un po' tutti gli sport per vedere quale fosse quello che mi piaceva di più, e alla fine ho scelto la pallavolo, e devo dire che è andata bene, perché adesso comunque sono arrivata fino in Serie A. Perché tra tutti gli sport proprio la pallavolo ti ha colpito di più? Mi ha colpito di più perché lo vedevo come un modo anche per socializzare un pochino di più con le altre ragazze, perché comunque essendo uno sport di squadra ti alleni, stai sempre insieme alle altre. Poi io sono sempre stata una molto solare, molto che piace stare in mezzo alla gente, quindi sicuramente la pallavolo rispecchiava un po' anche il mio carattere. Hai sempre avuto questo ruolo o l'hai cambiato nel tempo? Sei sempre stata una palleggiatrice? No, l'ho cambiato. Io ho iniziato a giocare, facevo l'attaccante, e a 16-17 anni mi hanno cambiato ruolo perché dicevano che avrei avuto più futuro da palleggiatrice, e quindi mi hanno fatto palleggiare. Sei rimasta male di questo cambio oppure insomma ti trovi meglio con queste vesti? Ma allora, all'inizio non l'ho presa benissimo, perché comunque il palleggiatore, soprattutto quando si è giovani, non ha molte soddisfazioni, nel senso non fa punto, è sempre lì che alza la palla e basta. Quindi io poi ero abituata ad attaccare, a fare punto, così subito non l'ho presa bene. Poi ho capito che comunque era un ruolo veramente importante e alla fine sono contenta della scelta. Quest'anno sei capitano di questa squadra. Come cambiare da giocatrice a capitano? Qual è la differenza? Beh, sicuramente essere il capitano uno ha un po' più di responsabilità comunque durante le partite, durante gli allenamenti, ma un po' anche al di fuori, quando sei in gruppo sei un po' il responsabile, quello che deve un po' gestire il gruppo, le tue compagne, quindi sicuramente è una responsabilità in più, che però a me piace, perché comunque sono la più esperta del gruppo, sono la più grande, quindi alla fine mi ci trovo bene in questo ruolo. Hai detto bene, sei la più esperta, ma spiega alle persone che comunque non ti conoscono, perché sei esperta? Hai fatto altri, sei andato in altri campionati oltre a quello italiano?
Sì, ho girato molto, ho girato tantissimo in Italia, ma poi ho fatto un anno a Bucarest e 2 anni in Francia. Ma quali differenze hai riscontrato tra il campionato estero e il campionato italiano? Ma ci sono, cioè, è completamente un'altra cosa, sia a livello pallavolistico ma anche a livello umano. Quindi ho imparato una cultura diversa, un metodo di allenamento anche diverso, che comunque fa tutto bagaglio e tutto serve E nella cosa vita. cambia? Dacci qualche chicca. Ma per esempio a Bucarest usavamo molto un gioco super veloce, che invece qui uno gioca un pochino palle più morbide, anche gli appoggi sono più morbidi, invece lì era tutto molto veloce, appoggio veloce, alzata veloce, tutto doveva essere molto rapido. Tu parlavi di diversità anche a livello umano. In che vesti? Perché dici questo? Perché comunque noi in Italia siamo fortunate, nel senso noi andiamo in palestra e troviamo tutti i palloni pronti, troviamo la rete montata. Invece mi è capitato, per esempio, a Bucarest di dover arrivare prima in palestra, contare, prendere i palloni, montare, smontare la rete, mettere a posto il campo. È completamente una cosa diversa. Invece dal punto di vista degli spettatori, dei tifosi, qual è il pubblico più caloroso? Ma sicuramente quello italiano è quello più caloroso. La pallavolo a Bucarest era seguita, ma non tantissimo perché lo sport principale era la pallamano lì. Però invece in Francia veniva seguita abbastanza perché ho giocato comunque in una società molto importante che ha vinto tantissimo negli anni e quindi è sempre stata molto, molto seguita. Però come in Italia non ce n'è. Qual è l'emozione che ti porti dentro della prima vittoria che hai avuto? Ma sicuramente il momento più bello da quando gioco a pallavolo è quando ho vinto la Coppa del Mondo con la nazionale nel 2011. Quindi sicuramente quella è una delle emozioni e dei ricordi che porto stretti. Sai, sono veramente curiosa perché tu sei entrata a far parte della pallavolo a 1 all'età di 15 anni. Eri un talento già da piccola? Ma così dicevano, me la cavavo, poi per me è sempre stata un po' la passione, io comunque seguivo le partite in TV, andavo a vedere le partite anche da piccola, ero molto, molto tifosa e alla fine sono contenta che sia diventata poi la mia vita. Poi non solo questo, cioè dopo 5 anni dal tuo esordio convocata in nazionale, ma cosa hai provato in quel momento quando hai visto il tuo nome Sulla comparire lì? designazione. Beh, sono emozioni bellissime, ma sicuramente l'emozione più bella è quando sei in campo e senti l'inno. Lì, veramente ti viene la pelle d'oca. Capisco. Tu, essendo capitano, avrai anche tu un punto di riferimento, che sia magari una giocatrice alla pari o è la tua allenatrice? Ma Allenatore. guarda, la mia squadra è una squadra molto giovane e ci aiutiamo tantissimo e andiamo d'accordissimo tutte quante, quindi sono anche fortunata perché è capitato anche di avere squadre dove purtroppo non tutte andavano d'accordo e quindi gestire un gruppo così non era sicuramente facile. Quest'anno invece sono fortunata, è un bel gruppo e ho sicuramente l'allenatore che è molto bravo e per me è anche un punto di riferimento perché comunque studiamo bene la partita insieme e mi sa consigliare. Ma secondo te, appunto, stavi dicendo studiamo la partita insieme, ti consiglia, quanto è importante il pre-partita, cioè quel momento in cui si sta lì a studiare l'avversario? Ma è importantissimo perché comunque studiare le tattiche, quello che poi si andrà a fare in campo, è molto importante anche perché ti prepara psicologicamente ad affrontare al meglio la partita. Quindi tutti questi studi che si fanno prima di giocare servono proprio per entrare proprio nel vivo della partita e saperti comportare quando poi ti trovi lì e devi gestire determinate situazioni. Come si svolgono i vostri allenamenti invece? Soprattutto adesso, in questo periodo di pandemia, come avete gestito la situazione? Anche voi avete dato retta ai dettami di Conte, quelli che abbiamo ascoltato prima in parodia? Sì, no, Vi siete allenati devo a dire casa che duramente? ci siamo allenati a casa, sì, comunque da marzo a luglio che abbiamo ricominciato allenamenti a casa. Poi
Poi purtroppo durante la stagione abbiamo anche preso il coronavirus, quindi tante ragazze della mia squadra hanno preso il Covid, siamo rimaste a casa, ci allenavamo a casa in videoconferenza tutte insieme, però Come vi sì, comunque. allenavate? Cosa facevate esattamente? Un po' abbiamo fatto arrabbiare i vicini perché magari palleggiamo contro il muro, facciamo bagarre al muro, oppure con la pallina da tennis, un po' anche di lavoro fisico, aerobico, ci siamo un po' tenute in forma così. Abbiamo ascoltato diverse testimonianze che invece dicono che sono iniziate le challenge. Voi anche all'interno della squadra, all'interno della serie, è partita una challenge tra giocatrici? Ma no, questo alla fine noi no, anche perché non avevamo, cioè eravamo a casa, ma non è che avessimo avuto così tanto tempo, perché ci allenavamo mattina e pomeriggio, quindi alla fine ti allenavi con la squadra, poi magari mangiavi, riposavi e poi ti riallenavi con la squadra, non c'era tanto tempo per fare altro. Ah, ok. Invece, Noemi, quali consigli daresti a una ragazzina, insomma, che si sta approcciando, sta muovendo i primi passi verso questa disciplina? Ma sicuramente il consiglio che do è quello di divertirsi, perché l'aspetto principale è il divertimento, perché se uno non si diverte non ha senso, Da buona secondo me. capitana, accettiamo questo consiglio. Ma Hai mai pensato o hai mai avuto nel tuo percorso un mental coach o anche uno psicologo dello sport che ti aiutasse a dare le prestazioni migliori e che in qualche modo ti spronasse a dare il meglio? sì, mi è capitato, in diverse società avevano comunque dei mental coach che seguivano la squadra anche individualmente e devo dire che aiutano molto perché comunque ti aiutano ad approcciare la partita in un modo diverso da come l'approcceresti da sola, ti Ma non aiutano un vai po' un a. po' in scontro con l'allenatore, perché comunque sono due figure molto importanti, cioè il capitano, l'allenatore e un mental coach. È una figura scostante o è una figura che integra e aiuta? No, integra, aiuta perché comunque il lavoro del mental coach lavora su di te, su quello che percepisci tu e quello che puoi dare tu. È diverso rispetto a quello che magari uno fa con l'allenatore, dove si parla di squadra, si parla di vincere la partita, è un'altra cosa. Quindi un mental coach che vi segue a livello di squadra e non a livello di singolo. Tutte e due, sia a livello di squadra che a livello singolo. Ma qui questa figura l'hai trovata prettamente in Italia o anche nei campionati esteri? Prettamente in Italia l'ho trovata, all'estero no. Ok, allora, questo non avevamo avvertito la collega Giulia che ci ha messo in contatto con te, ma abbiamo deciso di somministrarti Un un quiz. quiz. Sei pronta? Oh mio Dio, Beh, ok. bisogna capire se sei un talento che ha studiato o un talento Oppure, di insomma, per nascita. Vai. bene. Allora, da quanti giocatori in campo è formata una squadra di pallavolo? Questo è proprio facilissimo. 6 più 1 perché c'è il libero che entra e Complimenti, la Preciso. prima domanda è un punto. La pallavolo è uno sport olimpico, lo è stato fino alle Olimpiadi del 2012? Sì o no? Sì, che è uno sport olimpico, certo. Invece voglio sapere quanti campionati mondiali ha vinto la nazionale femminile di pallavolo? Femminile, Oh mio Dio, eh? non lo Parte il so. tempo, ti diamo 30 secondi. Vai, buttala lì. Da 1 a 3, ti do Ci un dobbiamo indizio. lavorare, eh? Ci dobbiamo lavorare. 1, 2 o 3? Giusto! Bravissima, Anche ti di sei fortuna, oltre salvata. al talento, anche la fortuna ti ha Ti sei salvata. aiutato. Perché me ne ricordavo uno sicuro, però poi non sapevo se Hai del detto? tempo. Vedi, ti Sei salvata. sei salvata. Ringraziamo la Cuneo per la tattica e il lavoro di storia che ha fatto fare alle sue giocatrici. Andiamo avanti. Le partite di pallavolo si giocano al meglio dei quanti set? Bisogna vincere 3 set. 3 su Giusto, 5. però al meglio dei 5. Noemi, con quali parti del corpo è vietato toccare la palla? Brava, Si può toccare la palla con tutte le parti del corpo. infatti abbiamo visto che molti giocatori l'hanno presa anche di faccia, volontariamente, proprio così. Allora, questa è una domanda molto tecnica. Quanto deve essere alta la rete di pallavolo nelle competizioni femminili? Perché ovviamente sono differenti maschili e femminili. 2,24. Io pensavo che su questa toppavi.
Invece ci ha stupite. 10 punti. Noemi, quale di questi non è un ruolo della pallavolo? Libero, palleggiatore o mediano? Mediano. Brava. Lasciamolo okay. Al calcio. Va bene, allora noi ci dedichiamo a un altro sport. Il tuo quiz è stato votato 10 su 10, con qualche piccola eccezione che non me l'aspettavo da te, sinceramente, sulla pallavolo. Va bene, andiamo avanti. Allora, sei stata bravissima, noi ti ringraziamo veramente grazie di cuore per essere stata qui con noi e questa ti auguriamo sera. Buona fortuna per tutto. Grazie mille. Grazie ancora, grazie. A presto Noemi. A presto. Ciao. Bene, è arrivato il momento di fare un piccolo break pubblicitario. Ma restate con noi, non cambiate canale. Bentrovati qui sul 264, siete stati bravi che non avete cambiato canale. Eccoci infatti qui di nuovo a parlare di pallavolo, ma abbiamo parlato nella prima parte di pallavolo e adesso parliamo con una persona che di pallavolo ne capisce qualcosa. Infatti i nostri ospiti nella maggior parte dei casi li scegliamo con accuratezza e dedizione. La nostra ospite nasce a Pescara il 3 maggio del 1976 da genitori insegnanti di educazione fisica. Dalla loro professione apprende senza sosta nell'età dello sviluppo. Contemporaneamente sperimenta decenni di pratica sportiva e sceglie l'agonismo giocando a pallavolo. Durante questa esperienza poi universitaria che avrà negli anni, decide di allenare rimanendo nella FIPAV, che finalmente ho pronunciato bene, e si dedica così a centinaia di bambini e adolescenti, avviandoli alla pallavolo anche nel corso degli anni a seguire. Ad oggi interviene ed indaga sulle dinamiche comportamentali che vedono coinvolto l'atleta. Ideatrice del primo neologismo sportivo, unificante creatività, sensibilità e qualità, che poi ne viene fuori cresibilità. Pensate che termine. Un termine che appena abbiamo letto a noi ci è subito venuto di pensare, ma cosa significa? Infatti cosa... non vediamo l'ora di chiederlo alla nostra ospite. Allora facciamo così, dopo una brevissima presentazione, è il caso di capire di chi stiamo parlando, giusto? Non abbiamo ancora fatto alcun nome. Esatto, quindi non ci dilunghiamo troppo, stiamo parlando proprio della dottoressa Margherita Sassi, che dovrebbe essere qui in collegamento da Pescara. Ciao a tutti! Ciao Margherita, ci senti? Sì, bene. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, tu sei una psicologa dello sport, raccontaci un po', anzi, iniziamo proprio dalle origini. Tu sei stata un'atleta, poi allenatrice e adesso psicologa. Raccontaci. Sì, un po' di cose le avete accennate ed è bello anche sentirsi un po' raccontare, no, in questi casi. Sì, io la mia esperienza sportiva parte da lontano, nel senso che, come stavate dicendo, ho giocato a pallavolo sì a livello agonistico, però poi in effetti lo sport è un po' parte della mia vita, perché ne ho praticato tanto anche all'interno delle mura domestiche. Poi a un certo punto ho scelto di fare dell'agonismo, come fanno tanti ragazzi quando comincia l'età dell'adolescenza, e ho scelto la pallavolo. In qualche modo la pallavolo l'ho scelta perché mi piaceva uno sport di squadra, perché non era la disciplina sportiva che preferivo per eccellenza. Però come idea, quella proprio di stare all'interno di un gruppo e giocare a pallavolo era quello che preferivo. Anche se in qualche modo in quel periodo avevo anche un grosso trasporto per il beach volley, ma era ancora un po' all'inizio, perché il beach volley in effetti in quel periodo è ancora uno sport poco praticato. E niente, poi ho giocato fino al periodo dell'università, in cui ho avuto anche la grande fortuna di essere allenata da Marco Moncarelli, che attualmente è l'allenatore dell'anno 17 della Nazionale Femminile. E ho avuto questa breve esperienza in Serie B e dopo, come stavate accennando, ho preferito cominciare a dedicarmi all'ambito al ruolo di allenatrice. Ti stoppo un attimo, perdona, sì. Mi sembra un po' un'escalation. Sei partita da giocatrice, sei passata da allenatrice, adesso psicologa dello sport, quindi l'apice. Sì. Cosa ti ha spinto a diventarlo? In effetti, come vi stavo dicendo, c'è stato quel periodo in cui ho fatto l'allenatrice, in cui in qualche modo ho deciso che potevo concludere lì la mia carriera agonistica, anche se poi ho continuato gli enti di promozione sportiva, ho continuato a giocare per divertimento.
però poi ho deciso che era importante darci dentro quello studio per poter fare qualcosa che poi potesse essere quello che faccio oggi. E ho fatto la classica terapia, nel senso che ho studiato psicologia, poi la specializzazione in psicoterapia, un po' di anni di dottorato, insomma un po' di cose, il master in psicologia e lo sport, e nel 2000 ho cominciato a fare e oggi riesco a seguire un po' la mia vocazione, che è quella appunto di seguire soprattutto i settori giovanili e di lavorare secondo più direttive all'interno della psicologia e lo sport. Ovviamente tu hai fatto una carriera, però abbiamo parlato anche che tu sei diventata una pallavolista professionista, quindi questo ha impiegato parte del tuo tempo per dedicarti a questa disciplina, ma nello stesso tempo hai studiato. Come hai fatto coincidere queste due cose? Ma in effetti l'esperienza sportiva, come dicevo prima, per me ha sempre fatto parte della mia quotidianità, quindi in qualche modo gli anni, soprattutto quelli dell'adolescenza, li ho fatti a cavallo con l'agonismo e sono riuscita a intrecciare gli anni del liceo con quelli delle classiche terapie che si fanno nelle giovanili e poi nelle prime squadre. E poi ho continuato a giocare in Serie B, anche se lì poi ho fatto, come dicevo, ho fatto una scelta. Quello che è sicuro è che lo sport l'ho sempre interpretato come un'occasione per fare un po' incerta di tutto quello che mi sarebbe servito poi nell'ambito dello studio e poi ancora del lavoro. E poi perché in qualche modo è anche una chiave di lettura di quello che succede nei rapporti interpersonali e nella vita di tutti i giorni. E credo che sia un po' anche il modo migliore per interpretare lo sport per tutti, perché come si sa, anche chi fa del professionismo a un certo punto, in effetti, il lavoro dello sportivo, almeno quello sul campo, si conclude. Ma e sappiamo che tu non l'hai abbandonato mai questo sport. Esatto, tu ti sei approcciata allo sport da ogni prospettiva, da giocatrice, da allenatrice, psicologa, ma anche da autrice, perché hai scritto un libro. Sì, è una cosa che mi tengo tanto perché scrivere mi è sempre piaciuto. E poi a un certo punto ho capito che l'esperienza che avevo fatto a livello pallavolistico, quindi a livello sportivo, a livello agonistico, e quella che dopo ho fatto lavorativamente poteva essere anche uno spunto per mettere su una trilogia. E così ho cominciato, ho scritto il primo, adesso ho quasi concluso il secondo, spero per il 2021 di farlo uscire. Ed è un modo per parlare sì in particolare di resilienza, ma soprattutto nel primo è stata un'occasione per parlare dello sport giovanile e di come si fa a prevenire in qualche modo quello che tecnicamente si chiama dropout, che coinvolge noi tante. Noi stiamo vedendo infatti in questo momento delle immagini del tuo libro. È tipo un diario? Raccontaci come l'hai scritto. Soprattutto a chi è destinato questo libro? Sì, questo è allora il primo, dicevo, questa è una trilogia, quindi il primo l'ho pensato soprattutto per gli adolescenti, per quello sono molto contenta che abbiate fatto caso al fatto che c'è anche una parte interattiva, nel senso che per me era fondamentale che all'interno del libro ci fosse una parte in cui le persone potevano prendere appunti, scrivere, perché in effetti lì è una corrispondenza epistolare tra una ragazza che è una 17enne in difficoltà, come tante sono in difficoltà, e la sua insegnante di educazione fisica, c'è questa corrispondenza. E l'invito è proprio quello di compilare alcune pagine del libro perché possono essere anche uno strumento per lasciare traccia di quello che succede. E in effetti il target sono i giovani in particolare, anche se devo dirvi che tantissimi adulti, tra genitori e tecnici, lo hanno apprezzato tanto perché è un modo per vedere lo sport con gli occhi dei giovani. Probabilmente l'audio non ci ha aiutato perché io non sono riuscita a capire se questo libro, questa trilogia è destinata agli adolescenti o è il primo per gli adolescenti, il secondo per gli adulti e il terzo. Io so. E anch'io ogni tanto sento un balzo della voce. Comunque il primo è per gli adolescenti e quindi il primo è prevalentemente pensato perché possa arrivare nelle mani dei giovani, ma molti adulti l'hanno letto con entusiasmo e hanno fatto presente che in effetti è molto utile perché permette di vedere lo sport con gli occhi dei giovani. Bello, una bella iniziativa, ma che tipo di riscontro hai avuto con questo libro? In effetti sono riuscita a portarlo in giro per l'Italia per
paio d'anni. E adesso, dedicandomi molto al seguito, sta lì, ovviamente, essendo una trilogia, è la premessa per quello che sto creando adesso, ma per un periodo è stato veramente un bel riscontro nell'ambito del sistema sportivo, quello allargato, dicevo. Quindi in qualche modo è anche un'occasione per parlare di sport e per investire sulla cultura sportiva del nostro paese attraverso una modalità che non è il manuale, perché magari di manuali, in particolare anche di psicologia dello sport, ce ne sono e ce ne sono anche diversi, alcuni fatti molto bene, ma di qualcosa di romanzato che dia spazio alla creatività, alla fantasia, c'è un po' meno, e secondo me è un settore che va coltivato un po' di più. Margherita, tu hai parlato di resilienza, vorrei soffermarmi su questo concetto, su questa parola chiave del tuo libro. La resilienza io l'ho declinata sia nell'ambito di questo romanzo e poi anche dentro la credibilità di cui parlavate all'inizio, nel senso che nel 2013, quando ho anche coniato il termine di cui parlavate, e siccome è coinciso col periodo in cui scrivevo Stop and Go, ero convinta che fosse importante lavorare sulla resilienza, ma prendendola soprattutto sul versante creativo. E in quel periodo, e tuttora sto lavorando ancora moltissimo su questi aspetti, avevo messo in piedi l'idea che per poter risolvere i problemi era necessario investire tanto sulla creatività. E così ho cominciato a lavorare concretamente sul romanzo in termini creativi e ho cominciato a mettere assieme la creatività come spunto per risolvere al meglio i problemi e prenderne consapevolezza. E poi altri aspetti che accennavate prima, che sono appunto la sensibilità e la qualità. Mettendo assieme questi tre aspetti e legandoli in maniera interdipendente, ho cominciato a investire molto sulla resilienza, non solo per quanto riguarda i giovani, ma per quanto riguarda il sistema sportivo allargato. E chiedersi se questo libro l'hai scritto da atleta o da allenatrice o da psicologa, da quale punto di vista sei riuscita a prenderlo? Allora, quando scrivi c'è sempre una parte di te, innanzitutto, che viene fuori, ma chiaramente essendo nel primo, essendoci la ragazza e la sua insegnante, sto un po' a cavallo tra i due personaggi, non sono un po' nell'una nell'altra, e un po' tutte e due. E penso che nel momento in cui scrivo c'è molto del mio essere psicologa dello sport, ma perché in effetti, come dicevo, la mia vocazione è proprio quella di riuscire a sostenere i giovani e a creare una rete all'interno del sistema sportivo che li possa sostenere. Questo è quello che per me è più importante. Margherita, tu, quindi, abbiamo parlato di credibilità. Hai detto che è un mix di creatività, qualità e sensibilità, ma spiegaci meglio questo concetto. In effetti è un modello, un paradigma, insomma, chiamatelo come va meglio, è ispirato a questi tre aspetti, a questi tre elementi, ma affonda le sue radici nella volontà di superare un'organizzazione dello sport che è piuttosto piramidale e invece favorire un'organizzazione più a rete. Come dicevo, secondo me è fondamentale creare un sistema sportivo che possa essere resiliente, che possa essere anche permeabile alle influenze circostanti e che possa garantire un elevato tasso di competenza. E per fare questo io ho questa grande fiducia nel costrutto della creatività, che non è semplicemente dare sfogo alla fantasia o fare qualcosa di chissà cosa, ma proprio la capacità di analizzare i problemi con l'intento di realizzare delle idee nuove, quindi di innovare, e non soltanto passando attraverso la tecnologia, ma proprio assumendo un atteggiamento innovativo rispetto ai problemi. Quindi avere la forza di adattarsi, di essere flessibili e di sviluppare quella resilienza che oggi come oggi, insomma, è un momento storico in cui anche in qualche modo serve a tutti noi. Da che idea è nata questa credibilità? Cioè, un giorno ti sei alzata e hai detto credibilità deve essere il mio nuovo termine, o è un qualcosa che è nato da un evento della tua vita? Ma sapete com'è che, vi dicevo, il periodo in cui è venuta fuori è il 2013 e io già lavoravo, io ho cominciato a lavorare nel 97 e avevo messo insieme già tante esperienze, idee, studi. E dovevo dare corpo a un'idea,
perché secondo me era fondamentale avere in testa un modello da seguire, degli aspetti su cui concentrare la mia, il mio impegno, la mia attenzione. E sicuramente la creatività è stato l'aspetto che io ho valutato come rilevante più di tutti. Dopodiché naturalmente ci ho messo vicino la sensibilità perché soprattutto nei primi anni del 2000-2005, in quel quinquennio, ho fatto tantissimi lavori in collaborazione con la medicina dello sport per quanto riguarda la gestione delle emozioni e quindi tutto quello che attiene al corpo con il rilassamento progressivo di Jacobson, il training autogeno e poi ho fatto tanti studi anche sulla meditazione, la mindfulness e questo piano piano mi ha portato a dare grande rilevanza alla creatività da un lato e al corpo dall'altro. E da lì poi è venuto naturale cominciare, avendo cominciato anche in quegli, sempre in quegli anni a studiare molte neuroscienze, ho pensato che bisognava in qualche modo dare più rilevanza alla qualità e quindi alla possibilità di rendere più consapevole possibile l'atleta appena questa cosa è possibile. Ovviamente non parlo di bambini, non parlo di adolescenti, diciamo preadolescenti, ma già quando si comincia a parlare di 16-18 anni, soprattutto se si parla di atleti di buon livello, è fondamentale investire sulla loro consapevolezza. Anche perché quando si parla di migliorare il livello, anche se vogliamo, di prestazione, non ne abbiamo parlato, ma è un aspetto della psicologia dello sport, è fondamentale riuscire a passare dal sapere di non sapere a non sapere di sapere, perché è così che si creano gli automatismi ed è così che si può entrare in uno stato di flow. Stiamo addentrando nei tuoi discorsi psicologici. Sì, diciamo che ho sentito Socrate, so di non sapere. È una forma di coscientizzazione, quindi è chiaro che poi lo si fa in una maniera estremamente pratica, estremamente seguendo anche una metodologia molto precisa con dei protocolli applicativi, però in effetti il percorso è quello, la strategia che si segue è questa. Addentriamoci di più in quello che è il tuo lavoro, la psicologa dello sport. Noi la scorsa settimana, la scorsa puntata, abbiamo avuto con noi una mental coach. Aurora Puccio, che salutiamo e ringraziamo ancora una volta. Tu sei una psicologa dello sport. Quali sono le differenze tra quella che è la figura della mental coach e una psicologa dello sport? Sì, la mental coach in effetti fa un lavoro con gli atleti che è di preparazione mentale, quindi lavora sulle risorse degli atleti e sulla base di quelli crea dei programmi che possano permettere agli atleti di esprimere al meglio loro stessi. Questa è una parte del lavoro che compete allo psicologo dello sport. Quando noi parliamo di psicologia dello sport parliamo di una scienza psicologica che non fa altro che studiare il comportamento umano in un contesto che è quello di reciproca influenza tra lo sport e lo sviluppo psicofisico. E quello che però è fondamentale è capire che lo sport non è soltanto uno sport agonistico, ma ovviamente dentro c'è lo sport con fini educativi, con fini ricreativi, con fini anche riabilitativi in alcuni casi e quindi di promozione anche del benessere, della salute dell'atleta. E quindi questo chiaramente... Portiamo questo fatto, che è un diciamo astratto, alla realtà. Come di fronte a un atleta o a un individuo in generale, come ti relazioni e cosa vuol dire proprio essere uno psicologo dello sport? Cosa è una seduta che si parla o è una seduta che si concentra magari cosa vedete? Sì, non vogliamo sapere. Allora, in effetti quando si pensa alla psicologia dello sport viene naturale, anche come mi state dicendo, l'atleta. Poi in effetti ci rendiamo conto che lo sport è un sistema sportivo, quindi spesso e volentieri non ti rapporti sì col singolo, ma ti rapporti anche con le organizzazioni, quindi con le società, con i gruppi, con le squadre. E di solito si creano dei protocolli, quindi i protocolli applicativi si intende proprio un metodo di lavoro che prevede una fase iniziale che è di valutazione, quindi quello che tecnicamente si definisce l'assessment, e da lì si comincia a stabilire per step un programma che segue di pari passo il programma che si svolge dal punto di vista tecnico, tattico, atletico. Cosa è basato questo programma? È un programma che chiede magari all'atleta, in questo caso, di pensare a una determinata cosa piuttosto che un'altra quando è in campo, a livello pratico, come si trasforma?
A livello pratico ci si muove attorno alle abilità mentali dell'atleta e sulla base della valutazione che si fa inizialmente si capisce quali sono punti forti e punti deboli, si parte da tutto ciò che l'atleta fa spontaneamente, quindi quegli aspetti su cui lui è già autonomo e su cui già lui funziona, e sulla base di questo mano a mano si costruisce un programma e lo si fa assieme, perché alla fine è l'atleta o è la squadra esperta del proprio vivere poi l'allenamento o la partita e quindi il campionato o quello che sia, e quindi sulla base di quello si comincia a costruire assieme il programma. Ma una domanda, una curiosità, tu insomma preferisci seguire il singolo o diciamo una squadra? Cioè, nel momento in cui hai seguito un singolo e il singolo si deve andare ad approcciare con altre sei persone, in questo caso che è la pallavolo, come funzionano queste dinamiche legate al tuo lavoro, chiaramente? Allora, il lavoro psicologico si può sviluppare sia con il singolo e sia con la squadra. Poi funziona anche nel contesto, cioè bisogna anche capire come arrivi al singolo, alla squadra e al contesto andato. E quindi chiaramente c'è una fase in cui anche viene richiesto il tuo servizio e quindi il tuo apporto all'ambiente. Per quanto riguarda la domanda che mi facevate, cosa preferisco io? Secondo me la parte più gratificante del mio lavoro è quella che riguarda i settori giovanili, quindi la possibilità di lavorare con i ragazzi appena si affacciano allo sport secondo delle modalità che sono quelle più adeguate alla fascia di età e poterli affiancare in tutti i vari momenti di crescita. E quindi la cosa più bella è poter entrare all'interno di un sistema sportivo, di un'organizzazione, poterne far parte, quindi sentire di appartenere a quell'organizzazione e assieme costruire qualcosa che poi possa essere di beneficio non solo per gli atleti, che siano individui o squadre, ma anche e soprattutto per gli adulti, quindi i tecnici, i dirigenti, i genitori e tutti quelli che poi gravitano attorno al sistema sportivo. E non per ultimo, quello che secondo me è anche molto, molto, molto bello da fare, è proprio lavorare con il sistema sportivo allargato, e per questo intendo anche progetti di più ampio respiro, che non sia la società sportiva, ma che per esempio potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere, ho fatto tantissimi lavori con la Micello Sport, anche nelle amministrazioni pubbliche, all'interno dell'azienda sanitaria, i contesti sono i più disparati. Certo, come ti sei mossa in questo periodo di Covid, di pandemia? I tuoi ragazzi li hai continuati a seguire online o hai preferito, come altri psicologi, invece sospendere queste sedute? Allora, ormai il periodo dura da un po', quindi considerate che tra marzo e fine maggio ho avuto la fortuna di fare un lavoro molto bello, tra l'altro c'è anche una pubblicazione su una rivista di stampo europeo in cui proprio si parlava di come prevenire il dropout attraverso un metodo a distanza. E lì è stato fatto un lavoro quasi giornaliero ed è stato fatto non solo con gli atleti ma anche con i tecnici e con tutte le fasce di età, quindi dai 12 ai 20 anni, parliamo di circa 250 ragazzi. Quindi in quel periodo è stato molto, molto bello fare questo tipo di lavoro e poi è stato bello anche raccontarlo, come dicevo. Attualmente continuo a seguire gli atleti, alcuni anche individualmente. E certo è che il sistema sportivo una battuta d'arresto l'ha sentita, non tutte le regioni d'Italia ma alcune sì, sicuramente nel centro-sud questa difficoltà la si sta vivendo e anche in maniera importante. Quando dicono i tuoi atleti, secondo te quanto impatto ha avuto il Covid nelle vite di ciascuno di loro che hai seguito? Ma l'impatto è forte soprattutto perché, come vi dicevo, in una situazione come questa quello che è fondamentale è riuscire a aiutare gli atleti a essere consapevoli non solo e non tanto di quella dell'esperienza sportiva che stanno vivendo, quanto del loro stile di vita e quindi di tutto quello che capita nelle loro vite, soprattutto se parliamo di giovani. E quando parlo di stile di vita parlo anche dell'ABC della quotidianità, quindi quello che può essere la qualità del sonno, le abitudini nel gestire gli spazi di autonomia. Adesso le cose sono cambiate, ma come dicevo, i primi mesi, quando i ragazzi erano comunque costretti a stare dentro casa, avere degli spazi di autonomia così importanti è stato per loro una cosa
mai vissuta, quindi si sono dovuti riarrangiare in maniera anche repentina e anche in maniera importante, e quindi hanno dovuto attingere a una serie di abilità che mai avrebbero pensato di dover sviluppare, e questo è stato molto interessante. Allora, prima hai parlato di meditazione inerente allo sport. Consiglieresti a chiunque ne faccia parte di questa grande, di qualsiasi disciplina, di praticare meditazione, ad esempio, o di farsi seguire da uno mental coach o uno psicologo dello sport? Allora, la meditazione è come la, prima ci dava anche la mindfulness, ma comunque qualsiasi tecnica che permette in qualche modo di essere più consapevoli e quindi anche più capaci di gestire non soltanto emozioni, stati d'animo, ma anche pensieri, è fondamentale e a livello prestativo, ma anche sul piano personale. E come ho detto all'inizio, io credo che tutto quello che si può imparare grazie allo sport, quindi grazie all'esperienza sportiva, è un qualcosa che poi resta nella vita di tutti i giorni. Quindi sicuramente il consiglio è quello di riuscire ad imparare tutte quelle abilità e quindi acquisire tutte quelle risorse che poi al 100% torneranno utili nella vita dopo la carriera, chiamiamola così, sportiva, poi più o meno lunga, ma comunque la carriera sportiva di un atleta. Margherita, se dovessimo creare adesso, così tutte e tre, un neologismo, un po' come credibilità, mettendo insieme lo sport, il Covid e non so, la resilienza, cosa ti verrebbe fuori? Ma considera che la credibilità, per tirarla fuori ci ho messo tempo. Quindi fare le cose su due piedi non attiene al... non è una cosa così semplice. Quello che è sicuro è che in un momento come questo... Allora, la resilienza in qualche modo va anche di moda, nel senso che io quando ho cominciato ad approfondirla era il 2008, il 2009, e poi ho messo su un romanzo, cioè ho fatto diversi lavori sulla resilienza, adesso è stata sdoganata molto come parola. Comunque la capacità di essere flessibili rispetto alle difficoltà è qualcosa che lo sport, Covid o non Covid, lo insegna comunque. Quindi lo sport in qualche modo in questo momento potrebbe essere, se riuscissimo anche a investire nella maniera migliore su questo settore, uno degli ambiti che potrebbe ridare di più, sia in termini di salute, perché ci rendiamo conto benissimo che nel momento in cui non possiamo muoverci, ne risentiamo a livello fisico e a livello mentale, e poi sicuramente è un aspetto che ci dà di più anche sul piano della capacità di gestire quelle emozioni che attualmente in qualche modo possono metterci in difficoltà. Allora, noi innanzitutto ti ringraziamo sia per averci delucidato su aspetti che non conoscevamo e per averci introdotto a questo mondo che è la psicologia dello sport. Un mondo meraviglioso. Grazie. Studieremo di più. Grazie mille per essere stato. Grazie a voi. Grazie a voi e grazie a lei. Grazie a tutti. Bene, abbiamo sentito Margherita Sassi, la psicologa dello sport. E dopo aver sentito anche Noemi Signorile, sembra proprio arrivato il momento, purtroppo non piangete, di lasciarci. Ci lasciamo dopo aver ringraziato Emanuele Forcina in cabina di regia e Sofia Puppo al montaggio. E ringraziamo tutti voi che ci avete seguito in questa giornata speciale. Buona serata. A mercoledì prossimo.